Ben ritrovati qui dal team di Cube Radio, sono Federico e vi parlo dal Palafiori. Oggi analizziamo una cosa molto interessante successa durante la terza serata del Festival di Sanremo, ovvero l'hashtag Sanremo 2019, quello ufficiale promosso da Rai, non è entrato per la prima volta in Trend Topic, ovvero tra i 10 hashtag più utilizzati. D'altra parte però è entrato in Trend Topic Sanremo 2019, esattamente scritto con due M, sbagliato. Secondo la nostra analisi, questo è successo inizialmente perché le persone sbagliavano a scrivere l'hashtag. Dopodiché, invece, in seguito a gag comiche riuscite male o a errori tecnici dei cantanti, le persone hanno iniziato ad utilizzarlo volutamente sbagliato, in maniera ironica, come una sorta di presa in giro per il festival. A proposito di questo, sentiamo cosa ci racconta Dario Silvestri, un giornalista musicale, a proposito proprio dei social network. Ma questo è un dato un po' sorprendente, perché questo doveva essere un festival ecumenico, no? Che riuniva, diciamo, qualche veterano del festival, tipo Patti Pravo, Loredana Bertè o Paolo Raducci, qualche volta sorretto proprio come una stampella da giovani rappers. Con questa notizia che voi avete riportato, questo non sembra vero, perché doveva essere l'anno in cui l'incremento dei social doveva essere ben visibile. Così non è stato. Qualche errore c'è stato, perché altrimenti, ma proprio di comunicazione più che di artisticità, secondo me. Certamente i rappers vivono in un loro mondo, in una sottocultura che in America è una fiera sottocultura. In Italia ci siamo fatti riconoscere un'altra volta, insomma, quindi c'è gente che magari fa Pechino Express, come il caso di Achille Lauro, eccetera, eccetera, e che cerca soprattutto la notorietà, qualunque essa sia. E allora non va bene, ecco, perché non c'è questo tipo di sottocultura, questo tipo di cultura alternativa, questo senso di underground e dipendenza. C'è, si ravana tutto, si corre per qualsiasi cosa, non va bene, e questo forse è il risultato.